Bella ragazzi, sono KBGoku e siamo qui su Namek, come vedete. E anche se Goku in realtà non aveva la sfera, cioè non aveva il Red Earth Drago, però l'altra volta ci eravamo lasciati con Goku che atterrava con quello splendido video e oggi mi sa che ci tocca massacrare di botte quei grandissimi obesi della squadra Ginyu. Vediamo se riusciamo a scassarli di botte in 3 secondi, perché oggi non ho per niente tempo per fare nulla. Cioè oggi non ho tempo per fare nulla, in particolare per fare i video, perché veramente sono incastratissimo con i tempi tra esami, lavori vari e patente e mille altre cose. Quindi massacriamo subito di botte Recom, che ce lo leviamo. Dai, muori, crepa e finisci all'altro mondo per mano mia. Ah, gli ho fatto questa? Ero convinto di aver fatto sinistra. Vabbè. Allora, cosa dire? Nessuno mi ha poi detto, cioè sì, alcuni me l'hanno detto, però non ho visto da molti, diciamo. Non mi avete detto se vi piace l'HD. Quante ne sa l'HD? Ho mandato per chi interessasse, insomma, qualcosa a qualcuno, il video su un video a Melagodo. E sto aspettando che mi rispondano, gliel'ho mandato ieri. In teoria ti rispondono entro una settimana, quindi sono passate neanche forse 24 ore. Quindi adesso aspettiamo che ci rispondano. Ok, dai. Devi morire. No! Se tu fai triangolo io faccio quadrato allora. Infatti. Bravo, tanto spesso comunque. E quindi niente, vediamo se me lo accettano. Se lo accettano sarei molto contento, perché potremmo portare il numero dei miei iscritti a, non lo so, intorno ai, ora siamo quasi a 400, tra l'altro ne ho fatti quasi 100 in un mese, quindi vi ringrazio tutti già che ci sono qua, vi ringrazio per la grande quantità di iscritti, ecco. E insomma, se appunto questo video passa, diciamo che mi sa che arriveremo presto anche a 400, e a 500, non a 400, ci siamo già praticamente. Quindi perché no? Diciamo che insomma sono contento e vi ringrazio di cuore per questo, ecco. Allora, gli ho respinto la cosa, quanto sono picco allora? Certo che l'ho respinto, sono un grande. Mamma, sono un Saiyan cresciuto sulla terra, e qui lo figli di brucio adesso, però. Tu fai triangolo, fai quadrato di solito. È ovvio, se l'uomo tecnicamente più veloce dell'universo, fai quadrato per forza, non hai alternative, devi fare tutte le tue mosse schifose, veloci, mori. Anche tu sei rimasto con poca vita, adesso massacriamo pure te. No, porca, volevo fargli la mossa. Dai, levati! Vai via. Allontanati da me e da tutto ciò che mi riguarda. Tanto le pigli sempre, comunque, in ogni caso, non mi interessa. E adesso andiamo a massacrare. Allora, finiamo qui. Testiamoli tutti, sti scemi, sti pazzi, tanto adesso. Ah no, dovevo fargli la mossa. Vabbè, te la faccio adesso. Ma cosa ti stai a fare? Cos'è sta roba? Ma non c'era il colpo, non c'era la Kamehameha sopra. Ma che ne so, sta impazzendo, ma l'ha fatto da solo, io non c'entro niente. Vabbè. Sì, mi sa che lo fa da solo, perché sì, infatti. Allora vediamo cosa ci dice. Quello è andato pure lui. Adesso, se non sbaglio, dovrebbe arrivare. Infatti c'è ancora questo qua. Ah, lui scappa. Godo. Vegeta si arrabbia perché li facciamo scappare. Ma
Niente, ma niente, basta. Ma nulla, se finisce così. Allora, vediamo cosa ci tocca fare adesso. Mi sa che ora ci aspetta la... Sì, dai, la navicella di Freezer, guarda, veramente. Sì, infatti. Recom è andato, mo' ci aspetta Goku contro Ginyu. Questo potrebbe essere interessante. No, poi fa lo scambio di corpi, mi sa, quello schifoso. E ci tocca fare Goku contro Goku. Quindi non lo so, vediamo, eh. Non mi ricordo, l'ho fatto 2 mesi fa, sto gioco, non mi ricordo adesso se nella storia... infatti, arriva Ginyu. Sì, dai, adesso crepi pure te, eh. Eccolo qua. Uno dopo l'altro vi le pigliate tutti quanti, guarda, non si scappa da questa cosa. Tutti un po' alla volta finite nel dimenticatoio e crepate come sempre. Quanto è forte Goku in questo momento? Ma quanto mi esalta la scena in cui Goku inizia a fare il Kaioken contro Ginyu per fargli vedere quanta forza ha. E c'è anche un errore nella traduzione, se andate a vedere il video. Dice, Ginyu dice, tanto so per certo che il tuo livello non salirà oltre gli 8000, quando invece doveva dire 80000 ed è evidente come cosa. Comunque, e quanto invece ci resta secco quando il suo livello supera i 100000 tranquillamente, 120, 150, 180000. Quanta è una figata. Cioè, questa la respingiamo o la deviamo? No, la deviamo, chiudiamo su questo, se riusciamo. Cioè, la deviazione è la più difficile, perché mentre tutte le altre pian piano le fai, la deviazione online è impossibile, perché c'è sempre un pochino di lag. Quindi l'unica cosa che puoi fare è la... è fare la... come si chiama? O la respinta o la difesa. Fare la deviazione è quasi inutile, diciamo. E quindi non la faccio quasi mai. Quindi se devo fare un trofeo, fai 100 cose lì, alla fine mi tocca sempre farle offline. Poi devo fare anche le sfide 50 cose lì, insomma, come al solito sono lunghi. Allora, qui Ginyu adesso rimane con 15000 di vita. No, un po' di più forse. Un po' di più. Sì. Quanto è? Ah, 10000 spaccate, 16000 di vita. No, dai, quanto odio ste scene che deve farti vedere il mondo sotto, dai. Non ho tempo oggi. Non devi stare addosso, adesso fa lo scambio di corpi. 180000, ecco infatti, quanto ci è rimasto male. Via. Sì, guarda, mi sono veramente spaventato ora che mi hai respinto il colpo. Tanto adesso crepi. 1, 2, 3, addio. Ci si vede? Ciao capitano, ciao capitano, ciao capitano Ginyu. Addio. È tutto inutile, sì, guarda, talmente inutile che sei morto. Adesso ci sarà lo scambio di corpi che noi abilmente saltiamo, perché oggi proprio... infatti. Non ho assolutamente... Eccolo qua, tempo. Mamma mia, grande... Si scambiano i corpi e vanno a raggiungere Krillin e Gohan e Vegeta. Va bene. Sì, guarda. Perfetto, direi che... Nulla. Direi che anche per oggi possiamo concludere. So che questo video, ragazzi, non è molto lungo, però... Però veramente in questi giorni sono un po' impegnato, poi magari nel weekend riusciamo a fare qualcosa di un po' più impegnativo, però per ora mi dispiace, ma dovete cercare di accontentarvi, non ho molto tempo, insomma, cerco di fare quello che posso, di farvi il video al giorno, cerco sempre di farvelo un video al giorno, quindi insomma, se anche non è lunghissimo, insomma, portate pazienza, ma non... In questo periodo tra esami e tutto non ho veramente molto tempo da dedicare, ecco. Va bene, spero che anche questo video vi sia piaciuto, mi raccomando commentate che mi interessa sempre, iscrivetevi e ci vediamo con i prossimi video. Bella ragazzi!